Salve a tutti, sono Marco Vito e vi illustrerò il mio intervento. Il titolo è L'inverno del Medioevo, che non vuole essere un'aspirazione a raggiungere i livelli di Huizinga nel suo famosissimo L'autunno del Medioevo, ma che vuole essere una visione critica dell'utilizzo che si fa della parola Medioevo al giorno d'oggi, al di fuori dell'ambiente accademico. Ma partiamo da Huizinga. Huizinga definisce l'autunno del Medioevo come un momento di passaggio tra il Medioevo e un Rinascimento. Un Medioevo visto negativamente dai stessi illustri personaggi, così come Petrarca che definisce il Medioevo buio, in contrapposizione alla positività di un Rinascimento, di quasi una nuova epoca che è antitetica all'idea medievale che si era instaurata nello stesso momento del tramonto medievale. Bene, questa contrapposizione tra positivo Rinascimento e negativo Medioevo in realtà ritorna anche nel giorno d'oggi. Per esempio, il primo punto che andremo a trattare è l'utilizzo che si fa di questa parola nell'ambiente dei mass media ed della politica. Non farò nomi ovviamente. Nell'ambiente politico però è capitato spesso di sentire Medioevo, la parola Medioevo, in contrapposizione a un'idea politica. Così la fazione avversaria aveva idee medievali, negative, retrograde, a favore invece di un'idea positiva che era quella del proprio partito o della propria intesa politica. Bene, questa contrapposizione che esiste anche oggi vede il Medioevo privo del suo contenuto storico, quindi della sua importanza storica, del suo utilizzo storico in quanto momento della storia del mondo, ma semplicemente come se fosse una definizione negativa, priva del suo contesto storico, ma semplicemente un'accezione negativa che serve per contrapporre invece un'idea positiva. In questo caso l'idea positiva però non è un nuovo rinascimento, è semplicemente un'idea di progresso, di innovatività, di distanza rispetto al passato. E questo è uno dei campanelli d'allarme che noi storici dovremmo ben tenere presente. L'idea che la parola Medioevo, così come possa essere per qualsiasi momento storico, venga utilizzata come un contenitore vuoto, privo di contenuto storico, ma che viene utilizzato all'occorrenza in senso negativo, ma anche positivo. Per esempio, è l'utilizzo che se ne fa nell'ambiente videoludico, dei videogiochi, o anche delle rievocazioni storiche. La rievocazione storica però è uno dei pochi elementi che spesso viene utilizzato e viene fatta in maniera pedissequa, quindi storicamente attendibile, con la ricerca delle fonti e il loro impiego, ma a volte non è così. Ora, l'elemento fondamentale in questa seconda declinazione è l'utilizzo che se ne fa in senso opposto. In che modo? In molti videogiochi, quando si sente parlare di Medioevo, giostre medievali, cavalieri, draghi, mitologia medievale, che spesso è quella ufficiale, l'idea di Medioevo diventa quasi un'idea utopistica, favolistica, in cui la rievocazione del Medioevo rappresenta un prodotto garantito, dove anche i videogiochi hanno sicuramente un risultato a livello di feedback degli utenti, economico, positivo. In questo senso, però, l'idea di Medioevo perde comunque il suo contenuto storico, viene utilizzato come scenario, come un ambiente dove vengono utilizzate armature, armi medievali, contesti di villaggi, urbanistica, architettura, ma che a livello storico non c'è nulla. In questo caso l'ambiente la parola Medioevo perde il suo contesto storico, ma arriva ad avere semplicemente un'idea favolistica, un concetto positivo, utopico, ma che di storico non ha nulla. Vengono utilizzati gli elementi caratterizzanti del Medioevo, ma senza approfondirli storicamente. Questo è un esempio di grandissimi e famosissimi giochi che ovviamente non cito per non voler fare impropria pubblicità, ma che sono prodotti bellissimi, ben riusciti, che creano un grande indotto anche a livello di rapporto tra l'utente, la sua conoscenza del periodo storico, ma che in realtà di storico hanno in parte poco, o anche se hanno molto, non hanno tutto, che fa parte in realtà della ricerca storica. Se si prende un elemento che esiste nelle fonti storiche, ma che non viene utilizzato per una scelta stilistica, dove in un determinato momento della narrazione di un videogioco o anche di una narrazione storica non va bene utilizzare l'elemento reale, ma si preferisce utilizzare un elemento fittizio. Bene, questo è un elemento di grande crisi, di critica della ricerca storica, e che negli stessi ambienti videoludici, ovviamente che hanno un maggiore interesse quello di creare un prodotto interessante,
per chi li utilizza diventa un elemento di secondo piano. Un elemento di secondo piano che però non dovrebbe essere così. Per noi dovrebbe essere, in generale, per tutti quelli che cercano di fare utilizzo della storia, un elemento quanto più attendibile possibile. In questo caso la contrapposizione è una contrapposizione dove la parola medioevo è sempre dovuta ai contenuti, ma assurge ad avere un significato positivo, e quindi in contrapposizione col primo elemento di cui vi ho parlato, che invece aveva accezione completamente negativa. In questo caso uno degli elementi che ci viene in soccorso è la public history. La public history che viene a costituirsi come l'idea di una storia utile per e con il pubblico. In che senso? Nel senso che il pubblico ha la possibilità di capire il lavoro dello storico, di conoscere quali sono i vari step per arrivare a un prodotto finito che possa essere anche una rievocazione storica, per esempio, o un prodotto videoludico, ma che può a suo modo anche indagare, studiare. L'idea dello storico e dell'obiettivo del mestiere dello storico, anche per Mark Bloch, era quello di incuriosire, far sì che la storia non diventasse semplicemente un elemento accademico, ma che potesse essere un elemento che coinvolgesse tutto il pubblico. Ed è questo anche un elemento che dobbiamo farci carico, dobbiamo renderci conto che è anche questo. Ed è proprio nell'ambiente della public history che si instaurano anche queste realtà, il videoludico, le rievocazioni e quant'altro. Bisogna fare bene attenzione però a un altro di questi elementi, che sono i progetti culturali, le idee dei pacchetti culturali che vengono fatti per far sì che la storia diventi un bene pubblico. Bene, molto spesso ne viene fatto un uso improprio. In che modo? Si crea un pacchetto, cibo e storia, musica e storia, quant'altro, dove la parola storia è semplicemente un contenuto, diventa quasi uno specchietto per le allodole, dove si può parlare di cultura, ma dove l'elemento fondamentale può essere una musica, può essere il cibo, e non più il reale apporto storico. Ed è lo stesso di cui si potrebbe parlare anche nell'ambito turistico, ma lasciamo queste molteplici argomentazioni per magari futuri interventi, magari anche in presenza. Bene, l'importanza è proprio che questi pacchetti culturali spesso utilizzano la parola storia come un di più, un qualcosa che possa creare un legame per qualcosa che in realtà storico non è, è semplicemente intrattenimento. E bisogna fare molta attenzione, questo in tutti gli aspetti, che sia videoludico, che sia una rievocazione, che sia semplicemente un pacchetto culturale, a fare un uso della storia meramente di intrattenimento e invece un uso pubblico della storia, in cui la storia è l'elemento centrale. Non è l'unico elemento, non sono gli unici tre elementi di cui andremo a parlare, ce ne sono in realtà molteplici, mi soffermerò su altri due. Il primo è l'importanza della storia in quanto didattica. La didattica della storia è un elemento fondamentale per quello che è la ripresa del Medioevo. Ora, c'è un grande problema. La visione olistica dello studente, quella che si fa di un percorso di vita dell'insegnamento, spesso non ha tenuto ben in pensiero, in concentrazione, dell'importanza che hanno le varie fasce di insegnamento. In che senso? L'insegnante che fa storia alle scuole medie o alle superiori ha la stessa valenza di un insegnante universitario, molto spesso ultimamente questa idea si sta venendo a formare, ma in molti ambienti l'idea del professore universitario è distaccata dall'insegnante, dal docente di scuola media e del liceo. Questa osservazione è schiava del nostro tempo, così come l'idea che il Medioevo venga visto negativamente, una conseguenza dell'età presente che stiamo vivendo, così come sempre la storia è sempre una contrapposizione col presente, come ci insegnano i più grandi storici dei nostri studi. Ma l'elemento fondamentale che ha un piccolo divario tra quello che è lo studio della storia rispetto a quello che dovrebbe essere lo studio della storia è proprio una mancanza di comunicabilità tra quello che è il docente di scuola media del liceo rispetto a un docente universitario. Questa crisi, spero sia ben chiaro, è una crisi
che è soltanto parziale, esistono varie realtà che si stanno formando, i congressi internazionali sulla didattica della storia, la questione importantissima sull'importanza della didattica della storia, del tema di storia che è stato rimosso dalla prova di maturità e quant'altro, per esempio, che hanno fatto sì di unificare l'importanza della storia nelle varie branche della ricerca scolastica e accademica. Però sia ben chiaro che questo elemento può essere un elemento veramente rischioso, perché se non si valuta che un professore universitario ha la stessa importanza nella formazione che ha un docente di scuola media superiore e viceversa, e che in realtà i due possono lavorare insieme. La maggior parte di quelli che possono essere progetti PON di uno storico devono essere una sinergia con l'ambiente scolastico, in modo che lo studente abbia una visione olistica dell'importanza della storia non soltanto nel triennio della scuola media o nel quinquennio del liceo, ma che questa importanza storica è un unicum che avrà sempre dei suoi delle sue maggiori approfondimenti nel corso della sua vita. Ma arriviamo a quello che è l'idea dell'inverno del Medioevo. L'inverno del Medioevo è questo momento storico in cui il Medioevo, la parola Medioevo, rischia di essere utilizzata sempre più impropriamente, ed è il nostro compito evitare che ciò accada, ed è il motivo per il quale anche ho deciso di scrivere e di fare questo video per questo intervento del Lume. Bene, in questo modo la storia medievale vive un momento veramente critico, in quanto la parola Medioevo rischia di perdere il suo significato storico a favore di quello che invece è un utilizzo improprio della parola Medioevo, ed è per questo che è un inverno. Mentre in Nozinga l'autunno del Medioevo faceva ben sperare a un rinascimento, in realtà, nello stato attuale, il Medioevo non ha una visione positiva di un nuovo futuro, dove anche non si parlerà di Medioevo, ma si parlerà positivamente di qualcosa. Abbiamo una scissione totale, dove l'inverno arriva al suo momento più buio e non c'è una rinascita, non c'è un elemento successivo. C'è soltanto questa idea di progresso, un progresso che si distacca sempre più dal passato, anche dal passato contemporaneo, per raggiungere un'idea sempre imminente, ma che non si realizza mai, di un progresso, di un futuro. Ed è questa la crisi che bisogna stare ben attenti ad evitare, far sì che la parola Medioevo abbia il suo valore storico, di una storia medievale che è un ponte che congiunge l'età antica, l'età moderna e che poi anche a quella contemporanea. In questo ci possono venire in soccorso molteplici elementi, io ne citerò soltanto due, uno in realtà già ve l'ho citato, che è la didattica della storia, il primo, la didattica che può essere vista non soltanto come una divisione per gradi, ma una visione olistica dello studente, quindi una complessità anche nell'ambito dell'università, come didattica della ricerca storica nei suoi massimi livelli, e anche quella che riguarda le digital humanities. Le digital humanities possono essere l'elemento fondamentale, uno degli elementi che permettono alla storia di non rimanere indietro, di non essere desueta, ma di poter essere un elemento fondamentale di progresso e di interazione con il pubblico, di quello stesso elemento della public history di cui vi dicevo, di fare storia con e per il pubblico. In questo modo la realtà umanistica, l'utilizzo delle piattaforme informatiche o anche degli stessi videogiochi, fatto ovviamente con coscienza della ricerca storica, possono dare un grande contributo o un grande risultato. Detto questo, io concludo il mio contributo, vi invito ovviamente a leggerlo, spero che vi piaccia, e vi auguro di continuare ad amare la ricerca e di farvi forza in questo momento di estrema crisi. Abbiamo avuto molte epidemie, questa è una delle tante della storia, e usciremo anche da questa. Grazie e arrivederci.